problemi che riguardano la cosiddetta economia circolare e l'edilizia sostenibile, quindi non solo l'edilizia in termini di costruzioni, ma anche le infrastrutture e tutto quello che ruota nel mondo delle costruzioni, non hanno una specifica definizione per cui in modo univoco qualsiasi costruzione può essere considerata ecocompatibile, ecosostenibile o biosostenibile o semplicemente sostenibile. Mi verrebbe da dire che il concetto di sostenibilità è un qualcosa di molto più ampio e molto più trasversale. Qualsiasi costruzione ben fatta di per sé è sostenibile. Qualsiasi costruzione fatta male non è sostenibile. Quindi la sostenibilità è quando in occasione di un terremoto ora faccio un esempio, ho avuto l'onore di andare all'Aquila nella cosiddetta zona rossa circa un mese dopo il terremoto nel 2009, e quando si vedono tante costruzioni che per effetto di un sisma si abbattono e quindi creano rifiuti, creano inerti, oltre naturalmente a lutti e disagi, ecco, questo significa che un certo modo di costruire di per sé non è sostenibile. Cioè, vale a dire, la sostenibilità è qualcosa che non riguarda, come spesso si pensa, esclusivamente all'energia, consumo di energia basso, energia riciclabile, energia riconvertibile. Certamente questi sono tutti concetti che ovviamente però sono quelli più banali, sono luoghi più comuni. In questo periodo un esempio di intervento sostenibile è l'abbattimento del cosiddetto vecchio ospedale di Prato, dove sono stati fatti, cioè verrà fatto e viene fatto una demolizione cosiddetta selettiva, quindi ogni materiale viene scomposto degli elementi nelle parti più elementari e quindi potrà essere anche riciclato a seconda del tipo di materiale oppure smaltito nei modi più corretti. Ecco, questa è una procedura sostenibile. Voglio dire che qualsiasi processo, sia nella costruzione che nella demolizione, può essere sostenibile non in forma diciamo definita in valore assoluto, ma anche in base al comportamento e alla procedura con cui viene realizzata una certa opera. Il concetto di sostenibilità può essere declinato in vari esempi e con varie forme. Certamente sarebbe interessante riuscire a dare una risposta da tutti i punti di vista alla domanda: una costruzione, per esempio, è sostenibile se, due punti, ecco, e cominciare a declinare passo passo: una costruzione è sostenibile se sismicamente resiste ad un evento, appunto un evento sismico, senza che crolli, senza che crei disturbo all'ambiente, senza che quindi si creino, per esempio, una montagna di macerie che devono essere smaltite. Quindi la parola sostenibile è una parola che raccoglie, può raccogliere, anzi deve raccogliere, tutto un mondo e un modo di pensare. Noi progettisti abbiamo la responsabilità di declinare questo concetto in tutte le nostre fasi, professionali.